Prima di iniziare il video, fai un salto su fandomia.com e fai il tuo acquisto con il codice sconto JAX dal link in descrizione e nei commenti. Sentite questo odore un po' alla Spider-Man No Way Home? Ebbene ragazzi, stiamo per parlare di The Flash, film che ha il multiverso al suo interno e questo lo sappiamo già benissimo da un bel po'. Sappiamo che ci saranno due varianti di Batman, ovvero il Batman di Affleck e il Batman di Keaton, ma secondo gli ultimi rumor potrebbe esserci una terza variante di Batman e potrebbe essere il Batman che poi verrà introdotto all'interno del DC Universe, perché sapete benissimo che James Gunn nei giorni scorsi ha annunciato un nuovo film di Batman con Batman e Robin. E questo terzo Batman, udite udite, potrebbe essere Christian Bale, potrebbe esserci il ritorno leggendario di Christian Bale nei panni di Batman. Ma andiamoci con calma perché parliamo di rumor. E soprattutto Christian Bale aveva già dichiarato tempo fa che lui sì, avrebbe voluto magari tornare nei panni di Batman, però soltanto con Christopher Nolan, quindi regista dei precedenti Batman, della trilogia. Ora, come sempre ripeto, parliamo di rumor, però ragazzi ci avviciniamo sempre di più al film, quindi probabilmente stanno saltando fuori delle verità e effettivamente potrebbero magari già introdurre nel finale di Flash questo nuovo Batman. Io vi ricordo che questo The Flash l'hanno modificato 750 miliardi di volte, quindi potrebbe effettivamente starci, perché poi parliamo ragazzi di una scena finale, di una probabile post-credit in cui salterà fuori questo nuovo Batman. E può assolutamente essere, ragazzi, questo può essere, perché se parliamo di una scenetta non ci vuole niente a girarla, non ci vuole niente a farla, quindi le probabilità che questo accada sono altissime. Ma la domanda è: sarà appunto il ritorno di Christian Bale oppure un nuovo Batman? Perché in realtà l'ipotesi è che sia più un nuovo Batman, visto che appunto devono introdurre un nuovo personaggio, un nuovo attore. Quindi Christian Bale, ragazzi, torna, sarebbe pazzesco, però la trilogia di Nolan si è chiusa, aveva un suo finale, non so quanto possa essere una buona idea. A me farebbe molto piacere un cameo di Christian Bale, però appunto un cameo, renderlo il Batman principale di questo universo, non lo so, va un pochettino a toccare un personaggio, un Batman che ha avuto una sua grande trilogia, ha avuto bellissimi film. E metterlo in mezzo a tutto questo, non lo so, mi sembra un po' rischioso, mi sembra un pochettino inutile. Però sappiamo che la DC piace fare cazzate, e quindi potrebbe anche essere, ragazzi, potrebbe anche essere. Ma non lo so, Christian Bale di solito non è uno che si va a buttare in mezzo alla merda, ecco, diciamolo in termini precisi. Quindi per ora potrebbero essere soltanto dei rumor, magari stanno mettendo hype inutilmente. Anche perché questi rumor, ho visto un po' da quali fonti arrivano. Non so quanto possiamo fidarci, però sappiamo che un nuovo Batman deve arrivare, quindi questo Batman, ripeto, potrebbero anche introdurlo, ma che sia Christian Bale, non lo so, faccio un po' fatica a crederci, però ragazzi, avete visto che negli ultimi anni stanno tornando veramente tutti, Maguire, Garfield, Hugh Jackman, quindi potrebbe essere il turno di Christian Bale, ma Christian Bale aveva dichiarato che sarebbe tornato solo con Nolan, quindi magari Nolan gli ha dato la sua benedizione a tornare, non lo so. Vedremo ragazzi, questo The Flash sembra essere molto curioso. E vi ricordo ragazzi che lunedì ci sarà il trailer, faremo la reaction e lunedì inizieremo già a capirci qualcosa, vedremo un po' di più di questo film. E sono veramente molto molto curioso. Detto questo, quindi fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate, se per voi potrebbe esserci il ritorno di Christian Bale o di un altro attore. Beh, un altro attore è sicuro, però potrebbe anche non esserci nessuno post-credit con un terzo Batman, anche se forse sì, forse sì. Comunque, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, fate un salto su Fandome per acquistare le magliette di Batman e di The Flash, codice sconto JAXAD, e noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Sono sempre più curioso di sapere di più su questo The Flash, che sembra veramente un po' incasinato, ma incasinato in modo positivo o negativo, chi lo sa. Detto questo ragazzi, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti.